Bella a tutti ragazzi, qua Marco di MJ Bros, qui per voi e con voi per portarvi la review di uno degli attaccanti più forti che abbiamo mai provato su questo gioco, che è Jonas Tiff da 85, recentemente upgradato a 86. Partiamo subito con i gol nel video. Posso dirvi che ho giocato 46 partite con lui, mi sono stati segnati 57 gol e posso aggiungere anche che con un attaccante non avevo mai tenuto la media di più di un gol a partita, e questo vi dovrebbe far capire quanto sia forte. Passiamo ai pro. I pro sono sicuramente il tiro, che presenta 89 come statistica in game, ma assomiglia veramente a un 93 perché veramente potete tirare da ovunque e 8 su 10 entrerà in porta e il portiere non potrà mai fare niente. È un buon giocatore soprattutto perché è molto versatile, si può usare sia in area, e anche qua ricolleghiamo al tiro, un tiro in area precisissimo ha una finalizzazione superiore all'85, che per me potrebbe tranquillamente essere superiore a 90, ma anche da fuori area, dove potrà segnarvi punizioni o gol comunque da distanze siderali a 30-35 metri, anche come potete vedere. E altro pro sicuramente è il dribbling, perché ha 92 di controllo di palla e qualcosa sopra l'80 di agilità, che per un giocatore della sua altezza non è per niente male. E comunque, come potete vedere, il gol non è solamente stato sempre ispirato dagli assist di Felipe Anderson o Douglas Costa alle volte, ma ha saputo fare gol anche da solo con delle corse abbastanza lunghe, cioè da più di metà campo è arrivato in porta varie volte. E passiamo appunto alla velocità. Ha 79 di velocità, grande caratteristica, però è considerato comunque un attaccante abbastanza lento, in quanto se oramai su FIFA non si ha più di 85 di velocità, non sarà mai considerato un attaccante veloce, grazie alla sua forza fisica. Riesce comunque a tenere testa ai difensori più forti fisicamente, come Chiellini, Boateng, o Thiago Silva. Bene, ora vi lascerei i restanti gol e qua la review di Jonas è finita. Voto di overall è un 8,5 su 10, considerando che non potrà mai essere ai livelli di attaccanti come Agüero, Ibra e gente così, ma rimane comunque un ottimo attaccante che io vi consiglio. Bella a tutti ragazzi, e grazie della condivisione, del like, iscrivetevi al canale, ciao 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 ciao, bella a tutti.